Eccoci, siamo con Mr. Guy, uno dei volti ma anche delle menti di TVL. Sì, volti, menti. Senti, parliamo. I miei se mi dicono menti, dicono se mi sono montato la testa. Diciamo, sto qui a mezz'aria. Mi diverto. Senti, parliamo un po' meno di televisione e un po' più di web. Sì, siamo, certo. Siamo nel 2014, siamo molto mescolati. Web, social, like, mi piace, streaming. Sì, ecco, la tua visione, anche perché so che hai un passato di streaming. Sì, sì, ho un passato di streaming con gli amici, perché ci siamo divertiti in passato a fare a provare, a testare, quando il web era ancora da scoprire, fare delle piccole cose in streaming live su siti come YouTube, ma anche su siti propri. Poi quando sono arrivato qui a TVL, la parte social network, comunque web, è stata presa in considerazione, perché comunque è un ambiente che non possiamo perdere come televisione, perché noi non dobbiamo perdere l'immediatezza che ti dà il web, un po' come fate anche voi come giornale online, quindi siamo dovuti adeguare, avere la pagina Facebook, l'account Twitter, un buon sito internet, sono tutte cose fondamentali che ci fanno stare al passo coi tempi, anche perché grazie ad internet riusciamo a dare una notizia, riusciamo soprattutto a rimandare le nostre notizie al telegiornale, quindi ora parlando di news, noi non dobbiamo perdere di vista che il prodotto che noi dobbiamo far vedere è il telegiornale, noi abbiamo tre edizioni del telegiornale e grazie al web riusciamo a far conoscere i nostri servizi, a far conoscere come lavoriamo. Poi sono convinto che chi è incuriosito mette sul canale 11 e si guarda il TG di TVL e tutte le altre nostre produzioni. Tra l'altro il nostro sito internet, mi piace chiamarlo on demand, che va molto di moda adesso, perché tutte le nostre produzioni, quello che facciamo, noi facciamo tanta autoproduzione, grande sforzo, però lo mettiamo tutto online, perché naturalmente chi si è perso una trasmissione può ritrovarla sul nostro sito internet. Le trasmissioni come per esempio Sapore di Sala, abbiamo tutte le edizioni, tutte le ricette di Chico, le abbiamo online, e chi vuole andare a consultare può andare tranquillamente su www.tvl.it. Senti, ma il dialogo con i vostri utenti avviene su Facebook, ci sono commenti, mi piace di quello che postate, o è comunque un qualcosa fra virgolette di rigido, quindi è la vostra pagina, il vostro profilo, vi promuovete e basta? No, noi abbiamo la possibilità innanzitutto di poter mettere online tutti i nostri servizi del telegiornale grazie ad una pagina YouTube che abbiamo. La pagina di YouTube vanno automaticamente su Twitter e su Facebook. Abbiamo tanti like, abbiamo tanti amici sul profilo di TVL, che siamo pieni, anzi approfitto di dirlo, che non possiamo più dare non diamo più l'amicizia a nessuno, basta, non vi offendete. Abbiamo aperto una pagina che è TVL, pagina ufficiale, dove stiamo adesso iniziando a travasare tutti gli amici da una parte all'altra, facciamo questa opera di transumanza che è difficile. Mi piace, ma vi vogliamo bene come se foste i nostri amici. Esatto. E lì noi mettiamo tutte le nostre, come dicevo prima, i servizi del telegiornale, e poi ogni produzione di TVL, ogni trasmissione ha una pagina ufficiale, che sia Sapore di Sala, che sia Obiettivo Blues, che sia Osservata Speciale, che sia Nerdaioli, ha una pagina dedicata dove gli appassionati di quella trasmissione interagiscono in un modo o un altro. Certo, bisogna stargli dietro, perché comunque sia l'importante nel social network ed esserci in maniera continuativa. Senti, ma il fatto di avere dei profili crea un'ansia, uno va a vedere tutti i giorni se sono cresciuti, se c'ha mi piace o altro, perché è di oggi la notizia che alcuni politici, non italiani, inglesi e americani, hanno comprato migliaia di follower per fare bella figura nei confronti del concorrente, quindi una paura, un'ansia da prestazione anche sugli utenti online. Allora, un po' non è che crea d'ansia, diciamo curiosità, che io sono continuamente, infatti anche i miei amici, la mia ragazza ogni tanto mi
bacchetta perché sono continuamente col cellulare a controllare le varie pagine delle varie trasmissioni, che essendo un po' il responsabile della parte social network mi piace vedere che aumenti tutto. Ci crea ansia, però sappiamo che dobbiamo esserci perché, come dicevo prima, è fondamentale. Se perdiamo il treno del social network, io sono convinto che poi ne risente anche la televisione stessa. Questo la televisione, come TV, l'ha capito e sta facendo tutto per farmi lavorare in maniera in una buona maniera. Quindi pensi che questo... Comunque noi non compriamo mi piace per far concorrenza alla... Non telefonate, non vi compriamo i vostri mi piace. Devono essere spontanei. Al limite che possiamo offrire una cena da checco per 10 mi piace, ecco. Non me la butto lì proprio, al massimo possiamo fare questo. Senti, questa comunicazione immediata fa bene alla comunicazione secondo te? Secondo me è fondamentale, l'ho ripetuto tante volte il termine fondamentale in questa mini intervista, perché noi abbiamo bisogno di far sapere che siamo sul posto. Se succede una qualsiasi cosa, che sia un incidente, un fatto di cronaca, grazie a Twitter per esempio i nostri redattori sono già sul posto, i cellulari che abbiamo sono di ultima generazione, facciamo la fotografia, mettiamo un piccolo post e facciamo vedere che siamo sul posto e che all'edizione delle 14:15 del nostro telegiornale approfondiremo l'argomento. Come ti dicevo prima, noi non bisogna perdere il punto di vista fondamentale, che noi dobbiamo portare la gente a vedere le nostre produzioni, quindi ad accendere la televisione. Poi quando internet e la televisione saranno tutt'uno ne riparleremo, però intanto ci stiamo adeguando. Perfetto, io ti ringrazio. Allora, nonostante ci sia il logo di TVL, questo video è fatto dalla Gazzetta di Pistoia. Quindi, se vi piace questa intervista, mettete mi piace sulla pagina della Gazzetta di Pistoia. Però troverete i programmi e il palinsesto di TVL e andate a vedere in televisione i programmi di TVL. Siamo contenti di questa collaborazione che sicuramente darà i suoi frutti. Ciao a tutti. Ciao. E grazie.